Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato, buonasera Gaia Servadio, buonasera. Benvenuta, e per presentarla dovrei utilizzare tante parole, ma intanto dico che sicuramente lei è una giornalista e una scrittrice. Buonasera a Milano, Emmanuelle de Villepin, scrittrice. Benvenuta. Buonasera. E buonasera Beppe Severnini, che come sempre il sabato è qui con noi. Buonasera, allora, a tutte. Se la memoria è fondamentale per costruire un senso di identità, abbiamo con noi stasera due donne che sicuramente ne hanno fatto un'arte. Subito dopo la pubblicità. Allora, Gaia Servadio è appena uscita con Feltrinelli la sua ricca autobiografia, che si intitola Raccogliamo le vele. Una galleria di personaggi quasi tutti potenti, importanti, famosi, no? Da Gianni Agnelli a Primo Levi. E, mi dice qual è l'incontro che ha segnato la sua vita, dei tanti che ha fatto? Sarebbe difficilissimo, perché ogni 5 minuti uno cambia idea. Forse l'incontro più importante della mia vita, non so, un mese fa era, per esempio, Philip Roth, che sono andata a trovare recentemente perché erano il suo 80° anno. Per me è stato un grandissimo amico, lo è tuttora. E con lui poi tra l'altro dividiamo il grande amore per la musica, lui è anche, c'ha un côté paterno nei confronti di mio figlio che a lui adora, che anch'io naturalmente adoro. Tra gli italiani? Grandi italiani, cioè, anche lì tanti, per esempio io adoravo Federico Zeri, per esempio, perché era matto come un cavallo, simpaticissimo. Sconvolgeva i termini, e poi ci sono persone che mi hanno insegnato tanto da ogni punto di vista. Per esempio non lo posso dire perché tutti dicono che è un portascarogna. Vabbè, lo diciamo perché noi qui non siamo superstiziosi. Meno male, perché io l'ho adorato, Mario Praz. Io Mario Praz l'ho adorato. E non solo, ma lo baciavo sempre perché tutti facevano le corna. Invece era un uomo straordinario, che ha scritto tra i libri più belli di Inghilterra, proprio i suoi libri sono testi universitari, un uomo fantastico. Insomma, qua ho capito che potremmo continuare ancora a lungo, ma io adesso invece vorrei sapere da Emmanuelle de Villepin, siccome il suo ultimo romanzo, che si intitola La vita che scorre, pubblicato da Longanesi, anche qui troviamo molti incontri e anche incontri inattesi. Anch'io trovo difficile rispondere a un incontro, perché la maggior parte degli incontri comunque spostano un po' la tua traiettoria. Gli incontri ti cambiano, ti arricchiscono, non ti impoveriscono mai. Perciò penso che ogni storia raccontata bene per forza racconta degli incontri. Ma l'incontro che ha cambiato la sua di vita invece? Beh, direi Rodolfo, mio marito, perché lui mi ha fatto cambiare paese, tipo di vita, con lui ho fatto una famiglia, siamo tuttora una famiglia, direi Rodolfo, ma credo molto all'importanza degli incontri, alla magia degli incontri. Rodolfo De Benedetti è appunto con il quale lei ha fatto tre figlie. Beppe Severnini, le nostre due ospiti coltivano entrambe, ognuna a suo modo, l'arte del ricordo. Ce n'è bisogno? Ce n'è molto bisogno, ma è un'arte difficile. I due libri sono diversi, quello di Gaia è un'autobiografia, l'altro è un romanzo, ma sono difficili perché l'autobiografia più di tutti, perché si tende a raccontare solo le cose belle di sé e quindi tutti pensano che parlare di sé in un romanzo o in un'autobiografia o in un libro sia in fondo l'argomento che si conosce meglio, si sbagliano, è l'argomento più difficile in assoluto, poi sentiamo se le autrici sono d'accordo.
E ne approfitto per una cosa che ritengo importante, visto che siamo in televisione. Per la faccenda, ne ci parlava prima di Mario Prats. Approfittiamo per dirlo. Avete fatto molto bene a citare il nome e diciamo a chi ci guarda di non accettare mai, neanche per scherzo, l'idea che qualcuno porti sfortuna. Quando sentite qualcuno, quella che dice una delle più grandi cattiverie che si possono dire su una persona, reagite. Reagite in pubblico, reagite a cena, non giocate a questo gioco. Ci sono persone che hanno avuto la vita rovinata per questo. Sì, quindi vero. Abbiate coraggio, forza. È vero. Ma non sono tanto d'accordo sul parlare di sé. In un romanzo, tra l'altro, in un romanzo, una sinfonia, un'opera, tutti parlano di sé. Da Verdi c'è sempre a Balzac, c'è sempre l'io dietro. E poi è vero che uno setaccia scrivendo un'autobiografia, che poi è la mia prima esperienza e direi anche l'ultima, proprio raccogliamo le vele, però anche la cosa forse più interessante è vedere che il sé, che l'io, cambia. E che io racconto molto di cercando di io bambina, per esempio, come ebrea ed essendo un nome ebreo, un padre ebreo durante la persecuzione, come vedevo le cose, cioè quasi non accorgendosene. Uno non capiva perché, un bambino non capisce perché, anzi è tutto naturale. E ho cercato di rivedere, di avere quel senso lì, di come poi più tardi invece... Però posso interrompere un attimo, Gaia, è vero che però scrivere un'autobiografia, quindi scrivere di sé, di quello che si è fatto, non si è fatto, degli incontri, lei poi descrive una vita, la sua, che sembra una specie di vortice, perché no, è un miscuglio di amore, sesso, arte, viaggi... Giornalismo, che come giornalismo. Lei sa bene, il giornalismo apre tutte le porte, che è una cosa fantastica il giornalismo. Ma è difficile però scrivere di sé, no? Beh, intanto io direi che questo libro anche scrivo molto degli altri, e degli altri come a un certo punto l'incontro al mio primo e devo dire ultimo premio Strega della mia vita, io incontro Gian Giacomo Feltrinelli. E questo, io ero un'altra persona, questo era direi 40-50 anni fa, io non ero io, je c'est un autre, come dice il nostro Rambeau, perché non, io credo che nessuno di noi sia se stesso, ogni 2 o 3 anni noi cambiamo totalmente, cambiamo anche gusti. Sì, però insomma purtroppo. Già quando uno bisogna in qualche modo esporsi e spogliarsi quando si racconta la propria vita, no Severnini? No, stavo pensando, Lilli, che dopo un po' di puntate io e te ormai andiamo in sintonia. Quello che stavo per dire l'avevi detto tu, che non è vietato parlare di sé. Poi figuriamoci, non Lilli, ma io, giornalista, e quelli come me, di noi parliamo fin troppo. È difficile, Lilli ha ragione. Si fa ed è bello farlo ed è giusto farlo, ma è difficile. A proposito, l'intervento era su questo. Ma perché la Feltrinelli non ha messo un indice dei nomi a un libro come quello di Gaia Servadio, che è pieno di personaggi? Io certe volte gli editori italiani mica li capisco. Una cosa importantissima, volevamo metterlo, ma a un certo punto è stato deciso che se no compravano il libro, anzi guardavano il libro, se c'era il nome compravano, se non c'era non lo compravano, allora abbiamo detto lasciamo andare. È meglio lasciare andare. Vorrei chiedere a Emanuele, lei diciamo ha scelto in questo ultimo romanzo di raccontare molte cose di sé anche, no? Della sua famiglia, ma scoprendosi poco. Ci dice cosa c'è nella sua autobiografia qui nella vita che scorre? No, prima di tutto voglio dire che sono perfettamente d'accordo sul punto che ogni romanzo comunque racconta l'autore in qualche modo, cioè lui può ambientare tutto lontanissimo dal suo vissuto, eccetera, ma non puoi raccontare sentimento e emozione che in qualche modo non hai provato prima o poi. Perciò farei meno distinzione tra l'autobiografico e il narrativo, perché si incontrano.
L'autobiografia, come mi sembra essere, non l'ho ancora letta, quella di cui parliamo, la trovo molto coraggiosa, audace. Io ho bisogno di nascondermi dietro personaggi a priori o apparentemente molto, molto lontani da me. E per esempio, che cosa ha disvelato nella vita che scorre di sé? Beh, la prima parte l'ho ambientato nella casa dei miei nonni. Lì c'è molto del mio vissuto, anche se ovviamente il personaggio è lontanissimo. Intanto è un maschio, poi un bambino adottato. Ho immaginato cosa potrebbero essere le reazioni di un bambino adottato dalla mia famiglia paterna. Perciò racconto questa casa, tanti ricordi del bambino sono in realtà miei, questa atmosfera di misteri, di drammi, anche di magia, eccetera. Questi li ho veramente presi dal mio vissuto. E poi ne parleremo tra un po', perché c'è la seconda parte del libro che ha un risvolto molto, molto interessante, molto forte. Vorrei tornare un attimo a Gaia. Gaia, lei dice che l'innamoramento è sempre una seccatura. Qual è l'aspetto più seccante? Ti piglia un mucchio di tempo. Poi, intanto, uno cambia completamente. Parla in un altro modo, vorrebbe raccontare a tutti che quello là è, o questa qua è la persona più favolosa del mondo, straordinaria. È anche una forma di narcisismo, perché quello lì pensa che tu sia una cosa meravigliosa, anche se per due minuti. E poi è una cosa che ti assorbe totalmente. Voli, canti, dici delle cose che non dovresti mai dire, delle quali ti vergogni, ti giuro, ti svegli di oggi. Cosa ho detto? Che stupida! Cosa ho fatto? D'altra parte, però, certo, ti dà adesso non vita. Facciamo nomi, no? Ma io devo dire, credo che se Leporello dovesse scrivere il mio catalogo, non me le ricorderei tutti. Quindi... no, poi non credo. Non scrive, no? Anche a un certo punto che insomma si dovesse fare un elenco, ricordarsi di. Le volte non... Le volte si chiede, ma con questo sono andato a letto. Alcune o no? Alcune persone, ovviamente, alcuni uomini per me sono stati molto importanti, e alcune invece non me le ricordo neanche. Ma e alcuni, e devo dire che non ho mai nessun astio verso i miei grandi amori, amori, piccoli amori, anche quelli che non mi ricordo. Ma il più importante? Il più importante, che no, chi lo sa, perché oggi penso in modo così. Una risposta molto diplomatica. Però devo dire che l'amore anche ti rinnova, questo non c'è dubbio, ti dà delle cose nuove, e non bisognerebbe, secondo me, mai pensare che un amore è per sempre, perché anche l'amore cambia, la passione diventa un'altra cosa, anche una coppia felicissima se sa accettare che non c'è più passione tra di loro, che diventano dei compagni, degli amici, insomma c'è anche un modo di vivere che è molto diverso dal romanzo tra un uomo e una donna, e che è una cosa che invece poi se ti innamori di qualcun altro è un disastro, è una vera seccatura, perché viene a rompere questo. Di nuovo alla seccatura. Però Emanuele, lei invece sostiene che l'unico rimedio contro l'assurdità della vita è l'amore, e sembra quasi una frase del secolo scorso. E soprattutto anche dopo quello che abbiamo sentito da Gaia Servadio. Ah no, ma io non parlo di quell'amore lì per forza, io parlo dell'amore nel senso lato, parlo della solidarietà, dell'essere vicino all'altro, parlo di Camus, cioè l'unico modo di rimediare all'assurdità, alle disuguaglianze, alle ingiustizie, è essere solidali. Che è una forse la cosa più difficile da costruire, no Beppe? Un amore cristiano, insomma. Ma cristiano non per forza, c'è gente che è capace di grande dono di se stesso al di là della religione. Ma un connazionale di
di Emanuele ha detto che l'inferno sono gli altri. Io invece sono d'accordo con l'autrice. Io penso che gli altri sono il paradiso in qualche caso, spesso un purgatorio, ma comunque interessante. E credo che da soli vivremo tutti malissimo. Sono anche convinto, qui l'amore lo lascio alle signore, perché mi sembrate tutte più ferrate, anche più, noi uomini siamo sempre un po' timidi su questi temi. Ma aggiungo, dopo riprendo... Timidi forse proprio no, però magari tu ma sì, riservati. Sei timido tu. Beh, sai, quella è una telecamera, è di fronte a me, detto. Quindi sai com'è. Aggiungo un'altra bella cosa che riempie la vita e il lavoro, ci guardano genitori, nonni e ragazzi, e sicuramente fare un lavoro che piace è come essere vicino a una persona che piace, fare un lavoro che si odia è un ergastolo in libertà, esattamente come è un ergastolo in libertà un matrimonio sbagliato. Quindi le due robe che riempiono la vita, per rispondere alla tua domanda Lilli, secondo me sono due, sono l'amore, quindi stare con gli altri, imparare dai figli, i genitori, il coniuge, il fidanzato, e il lavoro, è mai sottolineato abbastanza. È vero questo del lavoro, ma anche c'è anche specie per una donna, ma anche per un uomo moltissimo, c'è un amore carnale per i figli. I bimbi piccoli sono una cosa fantastica, è un'esperienza meravigliosa. E poi il lavoro, anch'io sono assolutamente... E quando ti piace sei una persona veramente fortunata, se hai un lavoro che ti piace. Certo. E in più ci sono delle cose che tu vai scoprendo. La musica l'ho già detto, per me io senza la musica non saprei come campare, ma anche, non so, adesso io da poco ho scoperto lo studio, io adoro studiare. A scuola era una bestia. E cosa sta studiando in questo momento? Adesso c'ho proprio questa cosa dell'archeologia, archeologia sud, sono stata in Siria tanto tempo, proprio per ragioni di archeologia, continuo all'École Normale, sto facendo tutto un progetto con loro, quindi sono onoratissima di essere all'École Normale Supérieure, devo dire, e proprio sto studiando, mi metto lì, poi ci sono qui in Italia, brava. C'è della roba fantastica, c'è della gente, l'archeologia italiana è fantastica, tra l'altro. Noi ce ne disinteressiamo, sì, ma tra l'altro alcuni archeologi sono poi operano in paesi poveracci, sì, anche difficili qui. Anche vorrei tornare a Emanuele, perché tu citavi un conterraneo prima, Beppe, no, Emanuele è francese, tra l'altro posso ricordare che suo cugino è ex presidente del Consiglio francese, Dominique de Villepin. Immagino che lei abbia seguito la vicenda tra Hollande e Julie, no? Se ne è parlato, scritto, eccetera, eccetera. Come la definirebbe quella storia? Una storia d'amore, un'infatuazione di un signore di 60 anni per una... La giovane signora? Senti, io non lo so perché non raccolgo le confidenze di Hollande. Meno male per lei. Dice Gaia Salvadio, meno male per lei. L'ho sentita. Ma mi auguro che sia una storia d'amore, perché dopo tutto questo scombussolamento e con la nostra First Lady che è finita in ospedale, eccetera... No, mi auguro che sia una storia d'amore, ma lo sarà sicuramente, perché non dovrebbe Potrebbe essere. Anche essere una storia per... Staremo a vedere. Dato che c'è tutto un paese, destra e sinistra, che vuole liberarsi di Hollande, potrebbe anche essere una ragione per mettere sulla piazza una cosa che del resto invece lo ha reso quasi popolare. Poi con quella faccia che lui... possa sedurre qualcuno con quella faccia, ma veramente, ecco, quello veramente non sarebbe apparso nel mio catalogo. Ah, niente, se presidente, devo dire, Dio. Ma perché lo trova esteticamente non gradevole? Beh, c'è una faccia, non dico da che cosa, perché se no voi dovete fare ding quando sarete. Intanto abbiamo capito che Gaia Servadio ha, diciamo, quando dà dei giudizi li dà anche molto tranchant, come si suol dire. E tra l'altro
dà un giudizio penchant anche su Tony Blair, no? Perché tra l'altro, sempre per stare sulle notizie, quelle che diciamo che sono importanti per le sorti del pianeta, è di pochi giorni fa la notizia dello scandalo e della ufficiale, adesso pare che sia ufficiale, che Tony Blair ha avuto una storia con la ormai ex moglie del magnate Rupert Murdoch, la signora cinese, di cui adesso non ricordo il nome. Ex moglie, perché ha divorziato per questa ragione. A causa di Tony Blair, e chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe detto? Ma mica ha detto, perché poi il mio giudizio, io non capisco perché la stampa italiana, credo Beppe ha compreso, abbia sempre avuto delle parole dolci per questo aspetto, per Tony Blair. Tony Blair è un Berlusconi che si presenta meglio, che non si dipinge i capelli, ma è la stessa cosa, è che si nasconde dietro questo fascino del New Labour, che poi era invece un facciarismo tremendo. Ma insomma, diciamo che nella vicenda della guerra in Iraq del 2003, poi dopo non ci ha fatto una gran figura. Ma anche prima, ha distrutto le istituzioni inglesi una dopo l'altra, devo dire. Comunque, questa storia, devo dire, dell'amorazzo con la signora Murdoch mi piace moltissimo. Perché? Perché tanto tutti e due hanno tutti e due sono due personaggi sinistri, tanto Murdoch che Blair, e questa qui che arriva bellona, sveltissima, che in fondo se li fa tutti e due, li butta via tutti e due, brava lei. Posso aggiungere una cosa su Tony Blair? L'invasione in Iraq l'ho scritto sul Corriere, l'ho ripetuto molto, e come tantissimi la trovavo una pessima idea, e devo dire che chi la pensa così poi ha avuto ragione. Ma sa, Tony Blair, guardandolo, è un caso classico della sinistra che per vincere deve fare politiche di destra, esattamente come la destra per vincere deve usare parole di sinistra. È una vecchia storia. Io ammiravo l'uomo di marketing, in qualche senso. Male. E per Hollande invece mi faceva molto... Mi ha colpito che in un paese molto fiero anche del suo stile, come la Francia, abbiamo qui una rappresentante, vedere il presidente che va in giro vestito come mototopo, ve lo ricordate? Col casco da mototopo, questo è indimenticabile. Non è giusto, secondo me, siano andati a cacciare il naso negli affari suoi, perché, diciamo la verità, questa storia non coinvolgeva le sue capacità o meno di governo. Invece è molto giusto andare a impicciarsi degli affari di un capo quando i suoi comportamenti e la sua vita vanno veramente a inficiare, a condizionare la sua capacità di governare, e noi in Italia ne sappiamo qualcosa. Ma devo dire, per esempio, questa cosa di Hollande, se uno ci pensa, Beppe, lei lo sa per primo, però Mitterrand aveva la sua signora, la si vedeva su a Venezia, faceva su e giù, tutti i presidenti francesi hanno avuto Chirac, quelli francesi, mi verrebbe da dire. Sì, non solo quelli francesi, ma quelli francesi li hanno sempre lasciati in pace, e giustamente, sono d'accordo, la stampa non ne ha fatto nulla. Qui veramente c'è uno zampino, perché pare... Per esempio, pare che lui era contentissimo di essere fotografato in motocicletta. Infatti gli ha dato un minimo di virilità che certo il suo aspetto non tradisce. Emmanuel, gli hanno teso un trappolone al presidente Hollande? Non ho l'impressione che i francesi l'abbiano presa male, perciò era un trappolino, semmai. Sì, credo lei abbia proprio ragione. Senta, Emmanuel, allora lei ha una vita piena di bellezza, piena di agio, ma vorrei tornare al suo romanzo, La vita che scorre, perché qui si parla molto di sofferenza e anche molto di esclusione. Le volevo chiedere se questo tema, soprattutto questo dell'esclusione, è diventato più importante o così importante da quando si occupa di questa fondazione TOG, che lo vogliamo ricordare, è una fondazione che assiste ai bambini che hanno patologie neurologiche gravi. Sì, sicuramente TOG avvicina alla difficoltà, TOG è piena e colma di situazioni, diciamo, di
sì, di sentimento di non appartenere alla normalità, alla norma. Ecco, ma lei mi racconta la storia della sua amicizia con questa avvocatessa? Con Lisa Noia. Sì. Lisa Noia. Beh, Lisa Noia è una persona veramente straordinaria, che è nata con un problema di amiotrofia spinale, perciò è in sedia a rotelle da quando è piccolissima. Sua madre, che era una filosofa, ha deciso, trovando diciamo nell'ambiente medico dell'epoca poca preparazione ad affrontare questa patologia, ha deciso di fare medicina e si è dedicata alla cura, diciamo alla riabilitazione di queste patologie. Ed è lei che dirige il nostro centro, di cui lei, Lilli, è la madrina, e la ringrazio tantissimo perché si è prestata a fare questa campagna SMS e grazie a lei abbiamo raccolto molto aiuto. Me l'ho fatto con grande sono piacere. Sono veramente stata bravissima. E quindi diciamo anche questa che oggi è diventata un avvocato è riuscita grazie. Allora è un avvocato di quasi 40 anni che lavora in uno dei più prestigiosi studi legali di Milano, è andata da sola a fare il bar exam in California nonostante tutte le difficoltà di motricità che ha ed è totalmente priva di autocommiserazione, è una donna di un'energia, di un senso of humor, di una forza, di un'intelligenza fuori dal comune. E sicuramente così anche perché sua madre, essendo molto competente, l'ha aiutata a potenzializzare al massimo le ha saputo indirizzarla e poi fare le scelte giuste. Sono questi incontri, Gaia, sono sicuramente degli incontri molto speciali che uno fa nella vita, dove si imparano delle cose non banali, no? La vita è fatta di incontri, anche con questione di scelta, ma anche di fortuna. La sua più grande fortuna qual è stata? Chi lo sa? Ma forse per me è stato un momento straordinario quando mandai degli articoli al Mondo, allora di Pannunzio, pensando che come al solito sarebbero tornati indietro, e invece questo giornale settimanale, che allora era una cosa fantastica, dove scrivevano tutti, questi vecchioni, che a me sembravano vecchioni, magari un certo giovanissimo, insomma, e li accettarono. Avrei dovuto firmarli con il nome alla maschile, però per me era come entrare a Harvard, quindi ero ubriaca di felicità. Senta, adesso voglio farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro, no? Perché abbiamo parlato di incontri con grandi vecchi, che sono anche tra i protagonisti dei libri delle nostre due ospiti, ma ci si chiede spesso se è giusto poi chiamarli vecchi. Lei ha appena detto sì. Vecchione. Sentiamo Paolo Pagliaro. I grandi vecchi raccontati da Gaia Servadio nella sua scorribanda autobiografica, da Philip Roth ad Attilio Bertolucci, da Sebastian Matta all'amato Claudio Abbado, non erano vecchi quando lei li ha conosciuti, e c'è da pensare che non lo diventeranno mai. Come e quando si diventa vecchi è una questione che affronta anche Antoine, la voce narrante dell'ultimo romanzo di Emmanuel de Villepin, che risolve il problema così: basta mettere un piede davanti all'altro e lasciarsi portare. Ma il percorso che conduce alla vecchiaia può essere più accidentato. Secondo i sociologi, si cessa di essere adulti e si diventa anziani quando si realizzano queste 5 condizioni: uscita dal mercato del lavoro, uscita dell'ultimo figlio dalla casa d'origine, nascita del primo nipote, perdita del coniuge, peggioramento delle condizioni di salute. La transizione inizia dunque tra i 50 e i 60 anni e ha una durata media di 13 anni, questo sulla carta, poi dipende da dove si nasce e come si vive. Utilizzando i dati dell'indagine europea su salute, invecchiamento e pensioni, chiamata SHARE,
Il giovane sociologo Diego Vezzuto ha osservato sul sito Neodemos che in Svezia, Paesi Bassi e Svizzera il termine dell'invecchiamento è posticipato grazie alla tarda età alla quale si sperimenta la perdita del coniuge. La durata totale della transizione è mediamente di oltre 20 anni. In Austria, Repubblica Ceca e Polonia il peggioramento delle condizioni di salute è invece precoce e quindi si diventa vecchi prima. Buone notizie vengono dall'Italia, dove il processo di invecchiamento inizia con notevole ritardo rispetto agli altri paesi. Merito della sanità pubblica, della dieta mediterranea, ma anche di un diffuso ottimismo. Il 25% di noi ha più di 65 anni, ma solo il 15% accetta di definirsi anziano. Gaia, ma l'Italia allora sta invecchiando bene o male, secondo lei? Ma tutti noi, secondo me, stiamo invecchiando bene, perché abbiamo una scelta infinita di cose da fare. Televisione, quando è buona, musica, cinema, libri. Abbiamo un'enorme possibilità di... Cioè, l'unica cosa che è, secondo me, una follia che abbiamo certamente ereditato dall'America è questa vergogna di essere vecchi. Adesso tutti devono essere giovani, dimostrarsi giovani, correre, vestirsi... La cosa più ridicola. Lei la dice la sua età, per esempio? Ah, io la dico, secondo me è l'unica cosa della quale non bisogna mai vergognarsi, tanto viene per tutti. Lei lo devo chiedere, quanti anni ha? Io ho 75 anni. La vecchiaia anche la grande gioia di poter dire quello che vuoi. Beh, che questa è sicuramente una grande gioia, vero Beppe? Eh sì, sono d'accordo. Pensa, io ci ho messo 57 anni a farmi venire i capelli bianchi così, se ne sono orgogliosissimo, e quando qualcuno mi dà del giovane è una roba da querela, perché in Italia purtroppo arriva al punto che un uomo di 50 già gli danno del giovane, e questo è un problema. Io credo che ho un papà di 97 anni che mi dice: dobbiamo piantare gli olmi perché sono delle belle piante, i noci, non gli olmi, e fra 15 anni saranno. Così bisogna fare, non si diventa vecchi quando si guarda davanti. Emanuele, dovremmo fare pace con la vecchiaia? È un problema abbiamo. Sono d'accordo. Tuttavia, io anch'io dichiaro la mia età, ma io invece lo faccio come un piccolo atto di militanza. E ce la dica però. Scusami? Ce la dica. L'età? 55 anni. Oh, 55 tra 3 giorni. Auguri. Però in effetti trovo che bisogna farlo, bisogna abituare l'occhio degli altri e soprattutto accettare, perché la vecchiaia poi è relativa, cosa vuol dire in fondo? Beh, la seccatura è che il corpo funziona male, più vecchi più le gambe ti fanno male e poi c'è male quei cammini lento, ci sono anche delle vere seccature, oltre all'innamoramento la vera seccatura è invecchiare, è la salute che se ne va. Se uno riesce a mantenere quello e la testa si va avanti. L'unica cosa che vorrei è morire non troppo tardi, cioè non andare avanti, sempre, e anche morire decentemente, certo senza questi dolori tremendi, senza la minaccia del cancro, però quello lo sarebbe. E in quello devo dire sacrosanto per me è avere la libertà di decidere, me ne vado. Quindi il testamento biologico. Sì, che io ho già fatto. Che lei ha già fatto. Sì. Questo richiederebbe altri 12 puntate di 8 e mezzo, affronteremo prossimamente. Intanto io vi ringrazio. Grazie Emanuele De Vilpà. E ricordo il suo ultimo romanzo, La vita che scorre, di Longanesi. Grazie Gaia Servadio. Grazie. Raccogliamo le vele, la sua autobiografia edita da Feltrinelli. E grazie Beppe Severnini. Vi auguro a tutti una buona domenica. Grazie spettatrici e spettatori. Noi ci vediamo come sempre 8 e mezzo lunedì. Arrivederci. Arrivederci.